Ancora la truffa dello specchietto a Taranto, questa volta la polizia denuncia due persone. Tutto nasce dalla denuncia di un cittadino che mentre percorreva in auto via Leonida ha raccontato ai poliziotti di essere stato avvicinato da una Fiat Punto con a bordo una coppia. La donna, seduta sul sedile passeggero con marcato accento siciliano in tono minaccioso, ha asserito che l'uomo aveva appena urtato la loro auto danneggiando lo specchietto e chiedendo un risarcimento di 120 euro per il danno procurato. Durante il racconto la vittima ha riferito ai poliziotti che dietro continue insistenze della coppia ha lasciato il proprio bigliettino da visita e che, impaurito dalle numerose telefonate ricevute in poco tempo, ha deciso di incontrarli dinanzi all'ospedale Santissima Annunziata per risolvere la questione. Così i Falchi hanno predisposto un servizio di appostamento in attesa dell'arrivo dei due presunti truffatori. Dopo circa 20 minuti la Fiat Punto è giunta all'appuntamento e quando la vittima si è avvicinata i poliziotti hanno subito bloccato i due. Nel corso di un primo controllo è stato recuperato nella tasca del giubbotto dell'uomo il bigliettino da visita, secondo gli inquirenti, inequivocabile segno della loro intenzione truffaldina. L'uomo e la donna, entrambi di origini siciliane, residenti in provincia di Siracusa, rispettivamente di 25 e 21 anni, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per tentata truffa in concorso. C'è stato appunto un intervento importante in relazione alla cosiddetta truffa dello specchietto ed è stato assolutamente importante l'intervento rapido da parte della polizia, delle pattuglie della polizia, ma soprattutto l'allerta che è arrivata da parte del cittadino, che nell'immediatezza si è reso conto di essere possibile vittima di una truffa, seppure poi, nonostante questo, grazie anche, ahimè, all'abilità dei truffatori, stava comunque cadendo nella loro rete, cioè stava comunque provvedendo al pagamento della somma che gli era stata richiesta. Nonostante questo, la chiamata al 113 tempestiva ha fatto sì che le pattuglie arrivassero proprio nel momento in cui era già stato praticamente indotto a pagare la somma e quindi a individuare e fermare immediatamente i due truffatori, che nel caso di specie sono di origine siciliana, quindi soggetti non del capoluogo, non della città, che provengono da fuori, ma come loro, ahimè, sicuramente ci sono altri soggetti che operano con modalità analoghe e che è appunto importante poter individuare grazie alla chiamata tempestiva da parte dei cittadini. L'appello che lanciamo è appunto di chiamare immediatamente il 113, quindi al minimo dubbio, e faccio riferimento soprattutto alle persone anziane che, ahimè, ricevono a casa sedicenti funzionari INPS piuttosto che addetti di altri enti, Enel, che dicono di dover verificare, controllare bollette o quant'altro, come anche di recente è accaduto, soggetti che dichiarano di dover controllare per conto della Banca d'Italia la genuinità delle banconote. È che in quel caso l'invito che facciamo è chiamare comunque il 113, chiamare comunque le forze dell'ordine, meglio appunto una chiamata in più, diciamo un falso allarme che è un mancato allarme, e quindi, ahimè, poi dover realizzare a distanza anche di ore di essere stati truffati e privati anche dei pochi risparmi che si hanno.